Ma perché mi sono sempre occupato insomma, delle strutture complicate della società. Sono molto occupato di quelle persone, di quei personaggi, di quelle figure della società che stanno a contatto con la parte più difficile e complicata della società. Perché è un ottimo luogo di osservazione sul presente, per capire molte cose, per capire come funziona la società. E quindi avevo sempre avuto paura di parlare del carcere, perché è molto complicato, neanche io ho delle idee molto chiare su che cosa. Quello che ho scoperto un mondo, molto interessante, è un mondo che si pensa molto e riflette molto. Ci stanno quelli che dicono vabbè è andato così, chiudiamoli e aspettiamo che gli passa, e questo generalmente non succede mai, e ci stanno quelli che pensano come immaginare delle soluzioni anche più di recupero, diciamo. Ma non lo so, non è tanto il messaggio, la cosa è siccome quando io ho pensato di fare questo film, mi sono reso conto che c'è un genere intero, ci sono dei capolavori della storia del cinema, no? E dicevo, vabbè, ma che cosa c'ho da dire io ancora su questa cosa, no? Cioè, c'è un po' di tutto, la violenza, il direttore cattivo, il direttore moderno che arriva, che cerca di cambiare, i conflitti, l'evasione, eccetera. E poi e la risposta l'ho trovata visitando le carceri, così come faccio ogni volta che faccio un film, faccio molti sopralluoghi e molte ricerche. E ho visto una cosa che non avevo mai visto nei film, che è l'umanità che c'è anche tra detenuti e guardie, perché è un universo di separazione, non devono avere contatti loro, è quasi vietato. Eppure ogni tanto l'umanità che sta in entrambi esce fuori. E quindi questa cosa è molto e si vede. Un po', se non so, si ricorda quando c'è stato il Covid, no? Che in mezzo al cemento riuscivano i fiori. Così è. Così era. Ci sono questi momenti che a me hanno molto colpito e quindi ho deciso che il film che dovevo fare era esattamente quello.